out the door, we set a spark in motion. Could have been a flame, light up the skyline, watch it fall away. È molto vivo anche il concetto tourer di alta cilindrata. Lo si scopre girando per lo stand BMW, che propone nuove versioni della K1000 GT, GTL e Grand America, con cui l'ammiraglia tedesca diventa più bagger. 6 cilindri da 1649 cm3 e 160 cavalli, con nuove soluzioni che riguardano un nuovo cupolino e bauletto. Essenziale l'assistenza per la retromarcia e per le partenze da fermo. Si rifà il look anche la Honda Goldwing alla sua sesta edizione, più potente e leggera. Cubatura da 1833 cm3 e 126 cavalli per un massimo di 383 kg a seconda della versione scelta. C'è il top della tecnologia Honda e anche una nuova sospensione anteriore, con forcella rigida e un'unica molla simile al telelever di BMW. Il prezzo non dovrebbe superare i 30.000 euro. Prevedibile anche l'arrivo della Kawasaki H2 Sport Tourer, denominata SX-SI. Il motore resta il 4 cilindri sovralimentato da 998 cm3 con 200 cavalli, ma l'erogazione è stata rivista per assoggettarne l'utilizzo turistico. 19.500 euro il prezzo. Always out the door, we set a spark in motion. Could have been a flame, light up the skyline, watch it fall away.